Salve, eccoci nel nuovo format dell'Alchimista. Cerco di spiegare cose in 2 minuti. Come al solito non voglio insegnare niente a nessuno, però penso che sia interessante condividere alcuni trucchetti che ho imparato nel corso del tempo. Anche roba che magari nei video scorsi ho fatto vedere, ma mi sono soffermato un po' poco sui passaggi. Questo giro in particolare andrò a spiegare come fare a tagliare un barattolo di vetro o una bottiglia. Questa tecnica poi può essere utile per realizzare parecchi oggetti, da bicchieri, contenitori o dei lampadari. Per esempio, tagliando il fondo della bottiglia, se mettiamo all'interno un portalampadina, si può appendere e diventa un lampadario. Oppure al contrario, può diventare una lampada da tavolo. Avremo bisogno di una candela o più di una, un accendino per accenderle, il tagliavetri e dell'acqua a temperatura ambiente. Posizioniamo la bottiglia o il vasetto da tagliare in un posto in cui vada imbattuta e sia facilmente ruotabile. Poi teniamo il più fermo possibile il taglierino contro il vetro e lo facciamo ruotare. Il suono che sentite è segno che l'incisione sta avvenendo in maniera corretta. Terminato il taglio in tutta la sua circonferenza, andiamo a passarlo con la fiamma. Il calore andrà a creare una crepa lungo tutta l'incisione. Ok, i 2 minuti sono ormai passati, ma vi prego di pazientare ancora pochissimo tempo che ho quasi finito. Manca ancora un passaggio fondamentale. Per separare il vetro lo immergiamo nell'acqua a temperatura ambiente. La differenza di calore andrà a separare le due parti. Non resta che levigare il bordo che ora è tagliente. Spero che questo velocissimo nuovo format vi sia piaciuto, in caso positivo fatecelo sapere, anche ovviamente se è negativo. Io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!